Nacqui il 25 febbraio 1866 a Pescasseroli, paesetto della provincia d'Aquila. Mio padre, Pasquale, era di famiglia abruzzese, trapiantatasi a Napoli nella generazione precedente. Mio nonno, Benedetto, era magistrato e morì in Napoli nel 1852, consigliere della Corte Suprema di Giustizia. Mia madre, Luisa Sipari era di Pescasseroli e quivi, essendosi ritirata col marito nel 1866, durante l'epidemia colerica di Napoli, nacqui io, terzogenito, essendo stato preceduto da un maschio e da una femmina che morirono bambini. Benedetto Croce, memoria della mia vita, 10 aprile 1902. Ringraziamo Fabrizio Ferritto per aver aperto con appunto il, queste parole scritte da Benedetto Croce, io ringrazio tutti i presenti, eh, ringrazio il Sindaco di Pescasseroli, ringrazio l'Onorevole Gianni Letta, ringrazio il, i familiari, ringrazio Marta Erling e eh, il, dottor, il professor Piero Craveri, ovviamente. E, ehm, devo diciamo, eh, Inizierei con leggendo dei messaggi di ringraziamento e di saluto di alcuni invitati che non sono potuti venire per impegni istituzionali. Ringrazio ovviamente il presidente del, del parco, il direttore del parco e mh, inizierei con appunto, il messaggio pervenuto dal coordinatore della segreteria del presidente del Senato, gentile avvocato Luca D'Azio, la ringrazio per il cortese invito rivolto al presidente del Senato a partecipare alla cerimonia commemorativa del 150° anniversario della nascita di Benedetto Croce. Spiace comunicarle che impegni istituzionali già cal calendarizzati in agenda impediscono al signor Presidente di partecipare a questo importante appuntamento che sono certa sarà un prezioso momento di riflessione in ricordo di Benedetto Croce, intellettuale di alto profilo umano e culturale, che alla passione per l'analisi storica e filosofica rigorosamente scientifica affiancò l'impegno per l'azione civile e sociale divenendo, grazie alle sue idee liberali, un punto di riferimento e voce autorevole non solo per gli intellettuali, ma anche per la politica dell'epoca in cui visse. E con questo spirito, ricordare Benedetto Croce è molto più che una commemorazione, in quanto ancora oggi, con il suo corpus di scritti, continua a darci autorevoli lezioni etiche su valori e domande fondanti la nostra esistenza come individui e membri di una società. Entrando a pieno titolo tra i classici della filosofia politica e storica del Novecento e del nostro Paese. Augurando pieno successo all'iniziativa, e nel ringraziarla per il gentile invio del saggio Due Paeselli d'Abruzzo, il Signor Presidente desidera far giungere a tutti i partecipanti più cordiali saluti, ai quali unisco volentieri i miei personali. Gabriella Persi, Ufficio del Senato della Repubblica, Coordinatore della Segreteria del Presidente. Aggiungo il messaggio di saluto arrivato dal Presidente del Consiglio regionale Giuseppe di Pangrazio. Pregiatissimo, sono profondamente rammaricato di non poter intervenire alla cerimonia di commemorazione del 25 febbraio a Palazzo Sipari in Pescasseroli. I concomitanti impegni in Commissione europea. A Bruxelles mi impediscono di partecipare ad una giornata di alta memoria storica, i cui contenuti rievocano principi e valori attestati e testimoniati da, person da personaggi illustri della nostra terra d'Abruzzo. Essi danno nuova luce ai nostri giorni ed inducono tutti al rinnovato impegno culturale, sociale e politico che investe ogni cittadino e in particolare quanti esercitano funzioni di responsabilità pubblica. Ancora una volta, la città di Pescasseroli si fa luogo di composizione del senso della storia dell'uomo e del suo habitat essenziale, riassumendo il pensiero e la lungimiranza che furono di Benedetto Croce e di Erminio Sipari, splendidi esempi di un umanesimo nuovo e unificante. È una lezione alla quale avrei desiderato assistere ascoltando gli illustrissimi relatori, le autorità e tutti i personaggi che si alterneranno nel corso della cerimonia. Vorrà ella partecipare a tutti i convenuti, i saluti e l'apprezzamento dell'intero Consiglio regionale. A lei giungano i sensi di rinnovata stima e di gratitudine per la squisita disponibilità continuamente profusa per la cultura e il valore di Pescasseroli e dell'Abruzzo. Con viva cordialità, cordialità, il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. Bene, io inviterei il Presidente della Fondazione Sipari, avvocato Massimo Luca Dazio, a intervenire. Grazie. Autorità, gentili ospiti, signore e signori, ho il piacere di darvi il mio personale saluto e benvenuto in questa occasione, in questa circostanza così importante per noi della Fondazione. Erminio e Zelsi Parionlus, perché siamo qui per ricordare e per festeggiare questo 150 anniversario della nascita di Benedetto Croce. È una ricorrenza e una circostanza che ha un particolare significato per noi, perché si svolge esattamente nel palazzo dove lui ha visto la luce e dove praticamente ha lasciato un indelebile ricordo, ma è un personaggio che non è limitato semplicemente a quello che è questo piccolo centro montano abruzzese, è qualcosa che va ben oltre, non soltanto la nostra amatissima e la sua amatissima regione Abruzzo, quanto anche l'Italia intera a cui non ha fatto mancare tra le sue opere, il suo pensiero e anche le sue azioni, specialmente nei momenti più difficili della nostra storia, fra le due guerre mondiali, non ha mai fatto mancare quello che era la sua opera di, di insegnamento e di importante visione di quella che era la, la realtà e che avrebbe dovuto essere. La fondazione e il palazzo in cui noi siamo oggi riuniti. Ci è stato eh, possibile, eh, in quanto è stato il lascito e la donazione fatta dalla pronipote di Benedetto Croce, la Maria Cristina Sipari, e, eh, praticamente questo palazzo insieme ad altre proprietà che sono state donate all'Associazione di More Storiche Italiane che come Presidente regionale rappresento ci consente oggi di vivere un momento assolutamente particolare. E non soltanto questo palazzo è stato il frutto della generosità della Marchesa Sipari, quanto anche ci sono stati altri terreni fabbricati, ma soprattutto la cappella delle pertinenze di questo palazzo, le scuderie e ehm, due mulini e una centrale elettrica creata proprio da Erminio Sipari. Non dobbiamo dimenticare che Erminio Sipari è praticamente il creatore del Parco Nazionale di Abruzzo, Molise e Lazio, che è la, il segnale veramente importante di quanto questo uomo abbia sentito il valore dell'ambiente, del territorio e anche di tutto quello che poteva rappresentare a livello culturale questa parte dell'Abruzzo. Gli scopi di questa fondazione sono appunto la conservazione e la tutela di questo patrimonio che ci è stato lasciato e soprattutto anche la divulgazione, di, volendo creare di questo palazzo museo un centro culturale regionale e non solo, la divulgazione di quelle che sono appunto la cultura, la storia, le tradizioni di questo angolo della Marsica non solo, ma dell'Abruzzo intero. E questo è il nostro scopo. Nel nostro Consiglio noi siamo rappresentati dalle dimore storiche, siamo rappresentati dal comune di Pescasseroli, ancora dal Parco Nazionale d'Abruzzo. Siamo rappresentati dalla Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila, quindi abbiamo una situazione di interessi e di attenzione per questo bellissimo lascito che ci è stato fatto e il nostro impegno è proprio nell'andare nella direzione voluta da chi è stato così generoso da lasciarcelo. Io vi ringrazio. Vi lascio a, naturalmente ora al discorso sul personaggio Croce che naturalmente sarà ora portato alla vostra attenzione e vi ringrazio ancora di essere qui con noi.